Un caro saluto a tutti voi amici di Country Live, sono tornata in questa splendida location, impossibile mancare, col grande Igor Pasin. Ciao Igor! Ciao. Allora, adesso ho una domanda da fare, però grazie alle tue interviste e allo scambio di battute che ci siamo fatti anche tempo fa, ho scoperto che il country era in Italia in realtà da tantissimo tempo, però voi vivevate con estrema tranquillità, forse non vi aspettavate che negli ultimi anni potesse avere un'esplosione del tipo di questo tipo da non poterlo più, fra virgolette, gestire, ma in senso buono in Che così realtà. mi si fa sentire ancora più vecchio da quello Non che è sono. vero. Perché No. effettivamente quando io ho iniziato il country era C'era. appena approcciato in Ed Italia. era l'altro giorno, visto che hai compiuto da poco 18 anni. Mi viene da Esatto. dire, esatto, mi viene da dire, allora io faccio altri balli. Ti porto un esempio il più stupido possibile, l'Halligalli. È un modo di ballare. Quando uno ha la quadratura dell'Halligalli lo balla che sopra sia una canzone di Sting, l'Halligalli reale, una canzone di. Il country, le coreografie country non possono essere ballate su qualsiasi canzone, basta trovare la quadratura o no, perché il country vuole la sua canzone specifica. Ci sono molte canzoni che si assomigliano, ma hanno magari una stessa velocità, una stessa velocità in BPM si chiama, Ok. ed è la velocità con cui puoi andare a presentare un ballo in pista, e quando hai delle canzoni che si assomigliano, ecco che lo stesso ballo lo puoi ripetere, perciò fare lo stesso ballo con delle canzoni diverse. Questo quando rispecchia una cadenza ritmica si chiama. Quando i balli sono costruiti sul ritmo, ecco che il ritmo è uguale su tutte le canzoni, almeno il 99%. Cosa vuol dire? Che c'è la battuta che dall'inizio della canzone fino alla fine è quella 1, 2, 3, 4, 5, è la stessa velocità fino alla fine. Può essere più veloce, 1, 2, 3, 4, 5, perciò in base alla velocità puoi adattare dei balli diversi. Alcuni balli si prestano bene sia a farli lenti che a farli veloci, perciò sarà nel chi vorrà portare in pista quel ballo a decidere cosa fare, insomma, decidere come poter rappresentare quella determinata canzone. Molte delle persone che ballano i balli ritmici, perciò quelli che si adattano ad essere ballati con più canzoni, sono persone che ascoltano la musica e la percepiscono in modo ritmico. Arriva magari in secondo piano la parte della voce, perché la prima cosa che arriva a queste persone è la parte della battuta. Perciò, anche se nella canzone ci sono dei momenti veloci, dei momenti tristi, quando il cantante esprime diversità, ok, Di nella emozioni, voce, ok? se questa cosa non viene percepita, perché le persone in quel caso percepiscono Ballano, solo la battuta, ok? ecco che non gli fa nessuna differenza ballare una cosa rispetto a un'altra. Ok. Molte di queste persone non trovano effettivamente piacere nel trovare difficoltà in balli che hanno la parte A, la parte B, una parte lenta, una parte veloce, un restart, perché per loro, ascoltando principalmente il ritmo ed esprimere il movimento col proprio corpo su quella base, ecco che non sentono le diversità di armonie che ci sono all'interno della Della canzone, canzone. ok. Ci sono altri balli invece che sono stati costruiti, fatti su quella che è l'armonia, perciò quando c'è la strofa che è lenta hai un determinato tipo di passo, quando invece c'è il ritornello che è più veloce hai dei movimenti più veloci e seguono un'altra cosa. Il ritmo sotto è sempre lo stesso, ma la percezione in quel caso è diversa. Perciò il modo in cui esprimi un ballo quando vai in pista dipende anche da come si percepisce la musica. Quindi la differenza sostanziale è quella. Perché ti spiego, io mi sono trovata che adesso magari dico una cosa sbagliata e anche i muri urleranno vendetta, ma mi sono trovata che le persone che fanno la line dance classica mi dicono che alle volte non riescono a fare. Aiutami a entrare nel Catalan Style perché il Catalan Style ha delle coreografie ben precise che vanno su quelle determinate canzoni, non si possono ballare su altre. Invece la line dance è più libera. Devo aver detto una macarronata No, no, incredibile. no, È vero, è una no. cosa che sento. Allora, come ho detto, quando la line dance è principalmente costruita su base ritmica. Ok? Ok. Perciò vengono fatti determinati balli che seguono una battuta. Ok? Stop, non importa la canzone, Non la melodia della importa molto la canzone. canzone,
Ok, si sente la battuta, si trova un'emozione con questa battuta che arriva, molte volte anche la parte remixata, la parte un po' più battuta, un po' più europea, la chiamiamo così, che è una compressione musicale sotto, è quella musica più adatta alla line dance. Ok. Ok, la line dance tradizionale, tradizionale. Per me tradizionale era quello che Che faccio io. fai tu? Esatto, perché è Ok. storico, dai, diciamo così, vai. Perciò ci sono comunque queste differenze. E perciò c'è, come hai detto, chi percepisce la musica sotto quell'aspetto trova difficoltà in quello che è il Catalan Style, perché il Catalan Style è più costruito sotto l'aspetto armonico. Perciò sugli alti e bassi che fa la musica, o in poche Emozionale. case sulla parte melodica che è quella della voce. Perciò ci sono tre modi di percepire la musica: ritmico, armonico o melodico. Ognuno di noi, a meno che non abbia studiato, ha un solo modo di percepire e vivere la musica. A livello naturale proprio, è A livello spontaneo. naturale. Dopo devi studiare Quando si è per... piccoli si hanno tutti e tre i modi. E poi dopo piano piano li Però piano perdiamo. piano si perfeziona quella che più ti fa sentire a A tuo tuo agio. agio. Esatto. Ma è incredibile davvero, ne ho da imparare. Allora so sicuramente che avrai tantissime altre cose da raccontarmi, però al momento so che hai da fare, quindi ti lascio andare. Grazie per Ok. essere stati i nostri microfoni. Ciao. Grazie, alla prossima, Ciao a tutti. ciao.